Quindi buonasera a tutti, e ci ritroviamo di nuovo qui. Speriamo che per qualche anno non ci possiamo ritrovare per fare questo, però dobbiamo anche qui essere entusiasti per il prossimo futuro. Presento Ottavio Paladini, ringrazio il mister Asta e tutti i suoi collaboratori per il lavoro svolto e speriamo di ricominciare già da sabato con un risultato positivo, perché il Teramo ha bisogno di fare quanti più punti possibili di qui alla fine, e sicuramente tutti noi faremo il massimo per stare vicino al nuovo tecnico e alla nostra squadra. Buonasera a tutti, io non sono uno di tante parole, io posso solo che ringraziare la società per avermi dato questa grossa opportunità, perché per me è una grossa opportunità. Ho visto la squadra giocare tre volte se non sbaglio. Secondo me ci sono pochi accorgimenti da fare. Ho visto partite dove ha dominato, dove ha sofferto, e ci sono delle qualità, di queste qualità bisogna tirarle fuori, bisogna ritrovare entusiasmo, perché nel calcio la cosa basilare è l'entusiasmo, la voglia di fare e lavorare per arrivare agli obiettivi che una società si è prefissata. Quindi da parte mia massima disponibilità, massima abnegazione nel lavoro, perché tanto solo così si possono fare i risultati, non vedo altra via. Quello che posso dire è che se si rema tutti dalla stessa parte i risultati arrivano ancora prima. Se ci sono domande dei giornalisti... Voglio dire un'altra cosa, secondo me molto importante, che è stata anche il perché anche di Paladini, perché Paladini ci ha seguito parecchie volte, conosce un po' tutto del Teramo, perché anche l'anno scorso veniva per altre situazioni. Dopodiché ha fatto dei sacrifici anche lui per fare una sua scommessa, e quindi io lo ringrazio pubblicamente. Del Vecchio rimane il preparatore tecnico, perché per noi atletico, perché per noi dà continuità al lavoro di Asta, perché a quella squadra tutto si può dire, ma che non correva no, perché era preparatissima a livello atletico, quindi rimane con noi, molto entusiasta e felice di rimanere con noi. E quindi sono sicuro che con l'impegno, con la tenacia, con l'umiltà, che è una di quelle cose più importanti che ci distingue, è un uomo della nostra terra, perché viviamo a 40, 30, 50 chilometri di distanza, e quindi sono molto molto felice di averlo portato adesso, ma che poteva venire già un po' di tempo fa, perché era anche un mio desiderio averlo con noi già l'anno scorso. Quindi ti ringrazio Ottà per la tua disponibilità, e sicuramente è uno dei pochi allenatori che ha pensato al fare, che ha pensato all'ottenere, che ha pensato a poter portare il Teramo in acque più tranquille, con un progetto importante per il futuro, senza pensare al denaro o ad altro. Quindi ti ringrazio a nome mio, e penso anche dei nostri tifosi, per il sacrificio che in questo momento tu ci hai regalato. No, per me non è un sacrificio, anzi per me è una soddisfazione, e soprattutto è un impegno morale che io ho nei confronti suoi, presidenti, soprattutto perché penso che con il lavoro si possano raggiungere dei risultati. Quindi i soldi secondo me sono l'ultima cosa, sia da calciatore che da allenatore sono l'ultima cosa, perché poi non sono tutto. Quindi io spero di fare bene, spero di rimanere più a lungo possibile, ecco, cioè questo è il mio obiettivo. Sicuramente mi piace il progetto, voglio sposare il progetto, e voglio cercare sin da subito di fare qualcosa di importante, perché
per un allenatore le ambizioni sono la cosa principale, okay. Con umiltà, perché sicuramente ci sarà da lavorare, questo sicuramente sì. Ricordo che la giornalistica c'è la possibilità delle interviste poi one to one, soprattutto per le televisioni. Allora, per le domande, la prima, Francesco? Sono delegato dal decano. Scusa. No, per il presidente, benvenuto a Ottavio. Grazie. C'è il direttore generale e non c'è il direttore sportivo, va bene che siamo abituati a vederlo poco, ma rimarrà Repetto o andrà via? Quando tornerà ne parleremo con la massima tranquillità anche con Repetto, perché è fuori e penso che tornerà tra domani o dopodomani e a quel punto ci siederemo anche con lui. Escludi che possa andare via? Tutto è possibile. Contratto fino a giugno. Lo fai finire a lui. Contratto fino a giugno o anche per l'anno prossimo? Anche per l'anno prossimo. Se va al posto di Repetto viene Federico. Ma al posto di Repetto, in questo momento Repetto è il direttore sportivo del Teramo, quando non lo sarà andremo a scegliere, casomai verrai anche tu e sceglieremo insieme. Il prossimo. Sicuro che non ti dica che Jacopo? Presidente, una domanda. Innanzitutto complimenti per la scelta, perché ho parlato di un ottimo tecnico. Però... aspetta, scusi, prima la signorina. Ah, prego, ci mancherebbe. Cos'è successo da sabato fino adesso? Beh, da sabato fino adesso ho dormito poco, abbiamo dovuto pedalare tanto io ed Emilio. Ci sono stati degli incontri e ieri c'è stata la scelta di Ottavio, quindi niente di particolare, perché credo che dopo sabato dobbiamo tornare a essere un attimino, parliamoci seriamente, cioè che cosa dobbiamo aspettare ancora. Nell'ultimo periodo, a prescindere da quella vittoria ottenuta in casa anche in un modo fortunoso, ma credo che il Teramo non ha più brillato e non ci ha dato la convinzione che potesse tirarsi fuori come io nelle prime 10 partite ho visto. Quindi sicuramente un cambiamento io da presidente lo devo fare, perché nella vita se le cose vanno storte uno bisogna che si toglie tutte le problematiche, ma non l'ho fatto, l'ho fatto meno. Io credo che il Teramo non è da terzo ultimo posto come squadra, perché qui purtroppo è successa una cosa importante con il lamentio da quest'estate, purtroppo nella testa di tanti, non nella mia, perché nella mia io tornerò a fare il presidente come lo sapevo fare e come tornerò a farlo, nella testa di tutti oggi il Teramo, se era ultimo era il suo posto. Io penso che il Teramo sia dal settimo all'undicesimo, dodicesimo posto. E lo penso perché credo che questa squadra abbia una bellissima difesa, un grandissimo centrocampo, forse se manca un attimino davanti. Quindi questo è un mio pensiero, lo potete non condividere o condividere, e quindi credo che è una squadra, poi qua si parla sempre di giovani, andate a vedere domenica quanti giovani hanno giocato e vi rendete, perché questo piagnucolare sempre dei giovani, che è una squadra, ma io domenica non ho visto neppure un giovane giocare, quindi stavano in panchina sicuramente, e quindi giocare. Quindi credo che il Teramo non ci dobbiamo sempre dire la salvezza, la parola salvezza l'ho detto anche a lui, non la voglio mai più sentire. Da qui bisogna sentire sempre che bisogna fare bene, che bisogna impegnarsi, che bisogna capire cosa ci vuole per il prossimo anno, che bisogna capire che giocatori devono essere confermati quest'anno. Quindi se un progetto finisce con asta, io credo che bisogna ricominciare un progetto che è un'opportunità maggiore per il prossimo anno. Cosa è meglio iniziarla adesso? Sicuramente tenere asta per altri 3 mesi e poi ricominciare con un altro. Credo che la società, e io mi assumo tutte le responsabilità perché questa volta ho agito di mia testa senza ascoltare Tizio, Caio Sempronio, quindi la scelta è stata lui, ci credo. Se dobbiamo sapere chi dovrà rimanere l'anno prossimo di questa rosa, lui lo saprà, e se bisogna intervenire
per dare una mano. Adesso noi sappiamo cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare, però questo sempre piangere di fronte alle telecamere è una cosa che mi ha disturbato dalla prima volta che qualcuno si è messo a piangere, che qualcuno si parla solo di salvezza. Nella vita la positività, anche con una squadra mediocre, bisogna sempre darla, perché quel pizzico di positività porterà alla fine 4, 5, 6 punti che fanno e faranno la differenza. Punto. Questo era quello che dovevo dire, senza nessun tipo di rancore o altro verso nessuno, ma posso dire una cosa molto importante, che quando si vanno via dei dipendenti, per me è una sconfitta, perché sicuramente la società qualche errore l'ha fatto e non si discute, però bisogna anche sapere e avere la forza, la convinzione che si deve andare avanti e che si deve andare avanti sempre per fare bene. Sicuramente sono passati degli anni e spero che in futuro possiamo tornare a fare un progetto importante, perché quando le cose vanno male il primo a starci molto male è il sottoscritto. Quindi io ho bisogno di entusiasmo, io voglio persone vicino a me che mi danno tanto entusiasmo, e nell'ultimo periodo non li ho avuto. Quindi oggi queste persone che mi staranno vicino già sanno, già gli ho chiesto, già ho parlato, e quindi voglio un modello Teramo, un modello molto importante, perché in pentola ci sono delle nuove iniziative molto importanti. Quindi noi ci stiamo e speriamo che insieme possiamo ritornare ad aprire un ciclo importante. Diciamo prima, complimenti per la scelta di Ottavio Palladini, però tu per 5 anni hai avuto 2 allenatori, adesso in 2 anni ne hai avuti 5, i numeri sono uguali, però a livello di progettualità diventa difficile pensare di poterne definire una. Allora, sono più tentativi che progetti. No, purtroppo nel mondo del calcio devi capire una cosa, Jacopo, che è un mondo particolare, è un mondo dove molte volte non puoi metterci la tua persona, perché se la metti può darsi che crei qualche problema, e quindi devi essere mediaticamente una persona in un certo modo. E io credo che invece quest'anno è stato l'anno in cui veramente ho fatto il presidente, perché per arrivare dove siamo arrivati oggi noi ci è voluta tanta mia pazienza, e devo dire grazie ad Emilio Capaldi, che quest'anno abbiamo messo un primo zoccoletto duro. Speriamo che in futuro possiamo di nuovo completare questo progetto per poi dedicarci a fare quello che a noi più piace, qualche risultato positivo e qualche progetto che ci possa permettere di divertirci la domenica. Perché di Mattone cosa ti riferisci quest'anno che è stato messo? Beh, Mattone mi riferisco che a livello societario sicuramente abbiamo messo un professionista che ci farà comodo anche in futuro. Buonasera, intanto in bocca al lupo Ottavio, una domanda per il Presidente e una per il Mister. Il Presidente prima ha detto Giorgio Repetto attualmente ancora il direttore sportivo, ma la scelta di Ottavio Palladini l'hai fatta senza consiglio di Giorgio Repetto, quindi è stata una scelta autonoma. E per Ottavio hai detto che hai visto il Teramo in 3 circostanze, qual è la qualità migliore da esaltare di questa squadra tecnicamente? Allora, sabato ci aspetta una partita importante, molto importante, e credo che sabato dobbiamo andare lì tosti, agguerriti, per fare un risultato positivo. Io sabato ero qui a vedere la partita, a soffrire, a non dormire tutta la notte. La domenica mi sono andato a fare tutto quello che dovevo fare. Ripeto, io non l'ho visto perché sicuramente era fuori, e credo che in certi momenti particolari, quando una squadra, domenica era una partita importante ragazzi, domenica se noi vincevamo potevamo dire che potevamo andarci la domenica a fare delle partite con meno pensieri, e forse li vincevamo tutti se avevamo pochi pensieri in testa.
Giustamente Giorgio ha avuto altri impegni, sicuramente familiari, non di altra natura, perché se non è venuto è perché aveva altri impegni familiari, e quindi se la società poi decide, perché molte volte si decide sempre con le persone che tu ci vivi accanto ogni momento, ogni minuto e ogni istante, e quindi è stato deciso in questo modo, ma non per contro Tizio, contro Caio e contro Sempronio. Diciamo, non c'è stato mai simbiosi, amore, fratello, petto? No, simbiosi. Non mi è sembrato mai che rispetto, tutta questa rispetto da parte mio, sì, mille e più. Diciamo che sono dei modi diversi di lavoro, cioè forse la serie C rispetto a quello che lui è abituato, perché lui è un grande professionista, l'ho sempre detto e mai me lo potrò permettere di non averlo detto. Oggi per la serie C un branco di ragazzini i quali forse gli devi anche alla sera mettergli la coperta, e lui si sente in quel modo più coccolato, come i nostri figli del resto, perché oggi è così, e forse è abituato a categorie più alte. La serie C oggi ci vuole un papà, un maestro, anche chiamiamo maestro, che può essere la persona più rigida all'interno di uno spogliatoio, e quindi va condiviso minuti e secondi per quello che penso io e quello che sicuramente dovrà essere il futuro. E ripeto, era uno che la cosa la vedeva in altri modi, ma non per dargli una colpa, cioè grandissimo professionista, persona che sicuramente apprezzerò, a cui ho imparato anche delle cose, da ripeto, però sicuramente per Teramo ci vuole altro, ma non perché ce l'ho con Repetti o meno. Ma sicuramente parleremo io e lui in un modo corretto, ma già abbiamo parlato altre volte, quindi non è una questione. Ma le qualità e i difetti di chi? Di Repetto, come ognuno di noi, si conoscevano. Quindi quando quest'estate eri già sul punto di aver preso, perché è tutto vero, sì, perché tanto l'hai detto, Palladini e Federico, poi guarda caso, come al solito, qualcuno ti fa cambiare idea. Io non voglio sapere questo qualcuno, se il Corvo Nero, se qualche delinquente del mondo del calcio, assolutamente non mi interessa. Però poi di colpo, da Palladini e Federico, era tutto fatto, e sono uno sta qui, l'altro è un personaggio che arriverà e che tu volevi, con le qualità che stai dicendo adesso, che ti ripeto, bravo per quello che è bravo, non bravo per altre cose, come tanti, ma sicuro, ma sicuro. Dopo però di colpo asta e ripeto, adesso siamo di nuovo qua. Perché innanzitutto stiamo qua e credo che sia una cosa bella. No, meno male, sì, poi se ben ricordo il consiglio di non prendere loro sei stato tu a darmelo, quindi assumiti le tue responsabilità. Ma la squadra sicuramente l'ha presa nel modo positivo, perché molte volte la squadra, quando cambi, pensano solo al fatto atletico, dice adesso cambia Tizio, cambia Caio, e quindi io penso che rimanendo il nostro preparatore atletico, la squadra per come andrà a giocare o meno cambierà poco rispetto a quello che andrà a fare. Ma poi insomma Paradini è una persona che sa il suo mestiere, quindi non ci sono nessun tipo di problemi. Questa è una squadra che vince poco, vincono i numeri, non perde nemmeno molto, perché ce ne stanno metà delle squadre del campionato, hanno perso più del tempo, però è pure una squadra che pareggia troppo e che per fare un gol ci vuole una trasfusione di sangue. Come si rimedia? Allora, una domanda per... Ma innanzitutto come si risponde? Si risponde che il presidente ha toccato un tasto, secondo me nel calcio e per un giocatore la cosa fondamentale è la testa. Se vuoi stare tranquillo, sereno, devi lavorare sulla testa dei giocatori. Quindi
L'obiettivo mio principale è quello, cercare di dare serenità, entusiasmo e liberarli da ogni diciamo così, cavillo che possono avere nella loro mente. E qui ci siamo, poi però c'è la parte la parte tecnica. Per quello che mi riguarda, io nel calcio penso che ci vogliano i giocatori di qualità per vincere le partite. E secondo me il Teramo di quest'anno rispetto a quello dell'anno scorso ha giocatori di qualità. Uno può essere, ha detto che non ce l'abbiamo? Uno può essere Bacio Terracino, secondo me, per quello che io ho potuto vedere in queste poche partite e per quello che ho potuto vedere anche l'anno scorso quando l'ho incontrato, perché parliamo di un giocatore, di un esterno che ha fatto 8 gol, 9 gol, se non mi sbaglio. Quindi Tullio è un giocatore che ha grosse qualità, ma che deve, secondo me, essere più concreto, no? Questo è quello che poi io ci ho giocato insieme con Giacomo Tulli, quindi figuriamoci se non lo conosco. Secondo me ci sono giocatori dinamici a centrocampo che ti possono dare alternativa, che sono Varas, De Grazia. C'è un centrocampo un bel assortito. Dei difensori esperti, perché secondo me i difensori sono esperti, sicuramente. Centravanti con il presidente è la prima cosa che abbiamo cercato di individuare, perché per vincere le partite ci vogliono i giocatori che fanno gol. E quindi la prima cosa è questa, ma non per questo bisogna buttare la croce. I giocatori, fino a che sono giocatori del Teramo, per me sono i più forti di tutti e quindi per me devo tirare fuori il massimo da tutti. Poi con la dirigenza, quando tireremo le somme, cercheremo di capire qual è la soluzione migliore da prendere, però fino a che sono qui, da tutti io devo, anche l'1% che uno mi può dare in quel momento lo devo tirar fuori e quindi devo cercare, anche a chi gioca una partita e anche a chi ne gioca 10-15, quando viene chiamato in causa, di essere determinante, perché poi secondo me i giocatori che fanno la differenza sono quelli che entrano, che possono cambiare una partita. Poi quest'anno ci sono 5 sostituzioni, sì, che a maggior ragione quando la squadra perde magari di vivacità, di brillantezza, perché poi ti capita nell'arco di una partita, no? Prima avevi 3 sostituzioni, attendevi un attimo perché dici no, se magari uno c'ha i crampi, quindi adesso con le 5 sostituzioni puoi anche stravolgere un pochettino, diciamo così, quello che è la formazione iniziale. Però penso che ci sia da fare poco a livello di squadra, non penso che ci sia da mettere così tanta roba dentro. Secondo me, ripeto, l'entusiasmo è la cosa che... Io quando facevo il giocatore, quando stavo bene con la testa, mi riusciva tutto, nel senso che se volevo tirare da 30 metri, tiravo da 30 metri e magari andavo anche sotto l'incrocio. Quando non sei libero di testa, non tiri e quindi deleghi. E quando deleghi, incominciano i problemi. Loro devono avere la gioia di giocare a calcio, perché secondo me giocare a calcio non è un lavoro, ma è gioia, è divertimento. Il calcio è arte. Cioè, i giocatori fanno parte dell'Empals. Non so se lo sapete, non fanno parte dell'INPS, ma dell'Empals, che è cosa, diciamo così, del cinema, del teatro, perché è un'arte. Sapere giocare a carte è un'arte. Quindi è spettacolo. E noi dobbiamo cercare di fare più spettacolo possibile. So che non è semplice, perché poi ci sono gli avversari, ci sono momenti che magari ti gira tutto bene, momenti dove la squadra deve soffrire, perché non è che per 90 minuti possiamo mettere gli avversari, magari fosse sempre così, io sarei il primo a essere felice, però ci sono i momenti che devi soffrire e anche lì si vede la squadra e secondo me questo è l'obiettivo principale. Però ripeto, bisogna essere sereni e soprattutto la cosa che non deve mancare mai è l'umiltà di dare sempre il massimo. Cioè la maglietta deve essere sudata sempre. Quindi anche per Palladini conta più l'atteggiamento in campo che i moduli. Ma i moduli secondo me sono relativi nel mondo del calcio di adesso, perché poi il modulo iniziale è la fotografia, poi lo sviluppo delle azioni ti portano, che ne so, per esempio adesso io vado nel particolare di questa squadra, no, Ventola è uno che spinge molto e Sales è uno che spinge di meno, quindi è come se giocassi, se giochi a 4 è come se giocassi a 3 certe volte, perché uno spinge e l'altro rimane... Bacio Terracino gioca più esterno, Tulli viene a giocare più tra le linee perché è più bravo lì, quindi i moduli sono relativi. Secondo me è la fame che fa la differenza, è la voglia che uno ha, perché poi per emergere nel calcio da adesso è un attimo. No, vediamo le cifre che girano, no? Cifre milionari di giocatori, secondo me, che magari 20 anni fa neanche sarebbero stati presi in considerazione, però adesso se uno fa... un gol in Serie A guadagna 1 milione di euro,
Quindi bisogna avere, secondo me, entusiasmo. La parola... Posso parlare con Fedeli? Per che cosa? Per dire dell'ingaggio di Palladini a terra. Ma ci mancherebbe, io... No, ci mancherebbe, ma io ho un buon ricordo, perché poi quando ti danno l'opportunità di lavorare devi ringraziare chi ti dà. Più che me l'ha tolta, me la sono tolta da solo, perché quando non ci sono le stesse vedute, quando parliamo due lingue diverse, ma non perché la mia sia giusta e la sua non sia giusta, quando non c'è condivisione è giusto che uno si faccia da parte, perché ripeto, andare avanti per inerzia non giova a nessuno, no? Perché poi ne risentono i giocatori, ne risente l'ambiente, ne risentono tutti. Perciò dico, secondo me bisogna remare tutti dalla stessa parte se si vuole arrivare a fare qualcosa di importante nel calcio, no? Quindi sono convinto che questa è una squadra che può fare bene. Certo, con gli innesti che il presidente ha dichiarato prima, con l'unione di tutti, il confrontarsi porta ad avere vedute diverse. Sì, qualche idea ce l'abbiamo, ce l'ha il presidente. Cercheremo di sbagliare il meno possibile, perché il mitico Giorgio Rumignani, che poi è stato un allenatore del Teramo, no? Giorgio Rumignani, che io ho avuto il giocatore bravo, l'allenatore bravo è quello che fa meno danni, mi diceva sempre, quello che fa meno danni. Quindi cercheremo di tirare il massimo fuori da tutti, perché questo è l'obiettivo. Grazie Crep. Jacopo ha detto degli allenatori, ma anche voi direttori sportivi, non stai scherzando negli ultimi tempi, eh? Ne hai cambiati diversi. La macchina ci sta andando, speriamo che avuto torno. Non ne ho cambiati, diciamo, pochi. Io penso una cosa, che ogni direttore sportivo si deve scegliere il suo allenatore. E quindi si è fatto un attimino dei pensieri, perché qua ognuno ci dobbiamo assumere delle responsabilità importanti. Teramo è una piazza importante, è una piazza sicuramente che è abituata ad avere risultati, e speriamo di tornare lì, perché l'obiettivo nostro è solo quello. Dover tornare a rivincere delle partite, non stare sempre lì a lottare, perché se lottiamo in fondo qua ci invecchiamo troppo in fretta, quindi dobbiamo tornare sopra, tanto sopra, perché ci rende felici, e la felicità che dà il calcio non lo dà nessun'altra cosa, e dobbiamo essere felici, perché quando, ecco, perdi sabato in quel modo, penso che noi tutti i tifosi siamo stati poi male, sia sabato sera, sia domenica, e sempre, quindi... Dopo anche un gran primo tempo, come diceva lui, lo so. Un gran primo tempo. Sì, perciò ancora di più è stato il dispiacere. Io ho detto a lui, ieri sera ho visto l'Inter... E mi è sembrato di rivedere il Teramo, quindi quando poi si gioca, l'ho detto a lui oggi, per non prenderle e ti chiudi troppo dietro, oggi le partite vanno giocate, poi la puoi perdere, la puoi vincere, ma se stai 1-0 devi cercare di fare 2-0, perché altrimenti non va bene. Io la prima cosa che gli ho detto, perché il calcio è bello anche per quello. Però poi ogni partita ha la sua storia, e quindi sabato noi non meritavamo, e quindi però è andata così, il risultato è quello che conta. L'ultima per buon lavoro, benvenuto. Grazie. Più o meno, se vogliamo, trovi una squadra con il tuo modulo, ci sta quasi a pennello. Avete parlato giustamente del centravanti che manca. Pensi che manca qualcos'altro dal punto di vista tattico, e se farai delle richieste non solo in entrata, anche in uscita? No, adesso in questo momento secondo me non posso fare delle richieste. Numericamente davanti e anche a livello qualitativo manca qualcosa, perché poi se non c'è Barbuti devi inventarti qualcosa, no? Anche se c'è Fagioli, che è un 2000, che secondo me ha grosse qualità.
però bisogna farlo crescere con serenità, con tranquillità, quindi davanti sicuramente sarà la prima cosa che insieme al Presidente abbiamo pensato di, a Capaldi di cercare di fare, no? Entro sabato te lo aspetto. Non lo so, adesso lavoriamo con quelli che abbiamo a disposizione e cercheremo di tirare fuori il massimo. Noi faremo il massimo, quindi noi dobbiamo fare il massimo e poi dobbiamo dire un'altra cosa. Tutti quelli che hanno cambiato allenatore ci hanno sorpassato tutti, no? E quindi torniamo a sorpassare gli altri, giusto mister? Certo, no? Cioè, l'obiettivo è quello. Quindi, grazie. Per i fotografi adesso le foto, sì, le foto. Okay. Poi andiamo fuori. Andiamo anche per non fotografare.